patatina. Buongiorno, principessina. Sì, amore. Oggi settimo giorno di Vlogmas. Yeah! Già il settimo, wow! E tu hai salutato? Io sarò. Buongiorno, che bello! Certo, no? Bello, vuoi due a lettino, E tu devi andare a lavorare. eh? E io a lavora. Uffa! Ma che bella questa gambina! Oggi a pranzo facciamo la coscetta di tittadina al forno con le patate. Vero, mammina? Stiamo facendo una passeggiatina con Tiffany e Christian andando a prendere il pesciolino, ovvero la frittura, sì! Peccato che oggi non vi registrerò il mukbang della frittura perché ce la godiamo noi così in tranquillità. Esatto, comunque ci sarà tempo per Sì, prenderne infatti. un'altra volta. Ferma, dittati. Wow. Quanto è brava questo piccolino di Solo mamma! che... Frittorina presa, yeah! Questa è tutta mia. Non avete capito, mi sono sbagliata, ho chiesto frittura di calamari e gamberi, quando io i gamberi non li chiedo mai nelle fritture. Wow! Ce la facciamo andar bene, ce la facciamo andar bene. Ottimo, yeah, buon appetito! Frittura finita e visto che erano avanzati i peperoni in agrodolce, ci siamo fatti delle bruschettine con sopra i peperoni. Cristian è uscito, adesso io mi metto al PC per farvi uscire la ricetta delle crepe, finalmente ce l'ho fatta, almeno la vedrete, potrete rifarle, mi raccomando, mandatemi su Instagram le foto se replicate la ricetta, così io o la ricondivido nelle storie oppure se volete semplicemente condividerla con me, commentiamo insieme poi come sono venute. Siamo in macchina, ce l'abbiamo fatta alle 6:20. Stiamo andando in un panificio completamente senza glutine. Visto che l'altra volta abbiamo provato la pasticcera che si trova in zona Termini, oggi avendo deciso di andare a mangiare la cioccolata calda in zona Tiburtina, Sì. ne abbiamo approfittato ed abbiamo deciso di andare anche al forno. Sono troppo curiosa anche perché parlano di pizze, pizzette. Sapete che io mi gaso sempre tantissimo quando c'è da scoprire nuove cose. E in più oggi andiamo a provare Said, che è molto famoso a Roma. Non so se è più famoso per la cioccolata calda o comunque cioccolata in generale, pasticceria o per il ristorante. Guarda, sei tornato? Sì, E io nel finalmente. frattempo ho Amore, ma ti ho lavorato. abbandonato? Sì, ed oggi è stata una giornata molto produttiva, anche perché, come per tutte le cose, tipo la palestra, prima di iniziare sembra il sacrificio più grande del mondo, non ti va. Però poi inizio e non mi fermo più. Cioè, vado come un treno e ciao. Mi Cosa è sento bello con tipo questi sangue in bocca. pomponini in testa? Oggi ho pomponini in testa perché boh, mi andava di essere un po' natalizia, anche perché dovevamo andare da un'altra parte, a proposito che non vi ho detto, solo che ci andiamo domani mattina perché oggi non avremmo fatto in tempo. Davanti a noi c'è l'autobus fantasma barra horror. Guardate lo schermo, aiuto! Siamo arrivati da Celiachiamo, alla fine ci abbiamo messo quanto? Una Una quaranta, mezz'oretta? mezz'ora, 40 minuti, sì. Una quarantina di minuti. La gente guarda e ride, si fanno due risate. Adesso se passano ve li faccio vedere. Tanto dovrebbero passare qui accanto a Christian. Vediamo, eccoli là, uno e due. Ridono, non lo so perché. Adesso entriamo e vediamo se sarà migliore o peggiore. Rispetto alla pasticcera, quello che vi abbiamo fatto vedere l'altro giorno. Da fuori sembra un piccolo Sì, è alimentare. vero, infatti da fuori è un po' deludente per le aspettative che avevo. Mi aspettavo un forno immenso. Va bene, Niente. scendiamo, andiamo a Scendiamo. vedere, andiamo a dare un'occhiata. Yes. Eccoci qui, abbiamo fatto da Celiachiamo e siamo arrivati già davanti al ristorante. Sì, siamo matti, però io mi dovevo togliere l'apparecchio, mi serviva un posto appartato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo detto, prendiamo la roba, poi lì c'erano quei due che ci fissavano e stavano ancora là Non è vero. davanti la macchina. Abbiamo detto, vabbè, cambiamo zona, intanto arriviamo al ristorante perché abbiamo prenotato per le 8:30. Sono le 8 adesso? 8 meno 20. Abbiamo bei 50 minuti per digerire anche quello che andremo a mangiare perché vogliamo provare assolutamente qualcosa adesso. Abbiamo preso 4 pizzette con le olive, 2 trancetti di pizza.
pizza rossa così. Poi quattro pagnottelle, guardate quattro le rosette. Poi guardate domani a colazione che abbiamo. Questi sono la mia rovina. E poi basta. Ma non sapete. No, vabbè, sono emozionatissima. Un supplì. E ta 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 tan tan ta 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 tan tan. E il fiore di zucca. Sì! Quindi questo sarà il nostro aperitivo. Esatto. Buon aperitivo, buon amore. Buono ora questo. Un altro morso lo lascio. È stato un pochino più economico rispetto a quello dell'altra volta. Ah, però l'altra volta abbiamo preso pure un sacco di cose. Alla fine è un piccolo alimentari dove hanno tutti i prodotti, la maggior parte commerciali. Sì, confezionati. Confezionati di senza glutine e senza lattosio. Mm-hmm. E poi c'hanno queste cose che fanno loro, come la pizza. Loro si occupano prevalentemente pasticceria e forno. Però la cosa buona è che puoi prendere pizze tonde da asporto, i fritti. Per chi è di zona sicuramente va bene. Noi l'abbiamo voluto provare, però per noi è impensabile venire qua. No, è proprio mano. Speriamo di trovarne qualcun altro, non so, cercando meglio forse potrebbe. Sì, perché magari molti non si pubblicizzano su internet, quindi o non hanno un sito o qualcosa. Abbiamo ordinato degli involtini di verdure, la carne alla brace e la zuppa al kimchi. Man mano che arriveranno ve li facciamo vedere. Abbiamo ordinato la carne alla brace così poi possiamo utilizzare la piastra che c'è direttamente sul tavolo. Adesso ci hanno portato degli antipastini, conosco solo questo che è kimchi, funghi, qui carote, cipolla, verza, non lo so. Lì forse alghe e questi forse peperoni. Poi guardate che carine le posate, abbiamo i bastoncini proprio in acciaio. Poi c'è questo cucchiaio molto lungo, penso serva per le zuppe. Quindi amore, vuoi farci una reazione in diretta del kimchi? Che sarebbe? Verdura? È cavolo, sì, verdura piccante. Buono. Sono arrivati anche gli involtini e sembrano davvero invitanti. Tutte le verdure fresche, tagliate, sminuzzate e messe dentro. Quindi forse questo sta bene. Boh, prova tu perché io non ho il coraggio. Questa sarà salsa alla radice, sai? Tutte queste verdure ai lati, la piastra che inizia a friggere, ma non sappiamo bene come mangiare. Invece per quanto riguarda l'insalata, ci ha detto che si usa a mo' di pane, dove all'interno ci metti la fettina di carne, tutte le verdurine che ci hanno portato e che noi ci stavamo mangiando tranquillamente così, un po' di salsina e basta. Questo è il riso. Buono? Molto? Molto. Wow! La zuppa di kimchi. Dopo assaggiamo. Visto che il sughetto è molto buono, ha detto di riprendere il sughetto con la carne e le verdure che stanno lì sopra in cottura e metterle dentro il riso, così le puoi mangiare tranquillamente in questa maniera qua senza metterle obbligatoriamente nella foglia di lattuga. Il mio amore ci darà la sua prima impressione. Com'è? Buonissimo, vero? Il sughetto è un qualcosa di eccezionale. È dolciastro, molto buono. Io lo preferisco così che nella foglia di lattuga. È buonissimo. La 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 la, sing we joyous all together. La 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 la.
macchina, abbiamo finito la cioccolata calda. Non avete idea di quanto era buona, vero amore? Sì, buonissima, mamma mia, non me l'aspettavo. Abbiamo scelto la stessa tipologia, ovvero cioccolato fondente, perché era l'unica senza glutine, a parte che è quello che preferisco, il cioccolato fondente, anche sì, tu? Sì, 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 sì. Corretta rum. Sì. Molto buona. L'avrei preferita un po' più amarognola, nel senso, per me il cioccolato fondente deve essere bello strong. Sì. Considerazioni sul coreano. Mi è piaciuto, è uno di quei ristoranti dove non è che dici ci tornerei anche domani. È divertente il fatto di cucinarsi così al tavolo. Il sughetto era molto buono, il brodino che si era creato. In quanto a prezzi è abbastanza caro, questo in particolare che è B1. Siamo rimasti sicuramente contenti del fatto che all'interno c'erano solo coreani, quindi sicuramente si avvicinerà parecchio alla loro cucina tipica. Siamo rimasti scioccati da quasi l'ultima pagina del menù. Che era delle menù. Bevande. Cosa hai mai visto? Allora, bottiglia d'acqua da 1,5 litri, 2 euro, super onesto, perché per stare a un ristorante ci minimo sta. Trovi 2,50 quella confezionata. Sì, sì, sì. Scendo giù con lo sguardo, vedo Coca-Cola, 1,5 litri, 8 euro. 8 euro. Ma dove siamo? Comunque mi stanno venendo idee per addobbare la mia camera. Devo capire un attimo. Ma dobbiamo registrare un sacco di video. Sì. Dentro casa. È vero, non vedo l'ora. Vi diciamo solo una cosa, DIY, basta, non dico altro. No, perché abbiamo comprato un sacco di cose. Ah, e... fatemi sapere qui sotto i commenti se volete l'haul di tutte le cose che ci occorreranno per realizzare tutti i DIY che vedrete sul canale, perché secondo me potrebbe essere interessante. Siamo arrivati a casa, qui dietro c'è Christian. I calendari dell'avvento li apriamo domani mattina, perché adesso è troppo tardi. Do la linea alla Fabiola del futuro per aprire i calendari dell'avvento. Ci rivediamo per i saluti finali. Eccoci dal futuro per aprire i calendari dell'avvento. Yeah! Allora, dobbiamo aprire il 7. Cosa abbiamo? Oggi non esce facilmente, ok? Una margheritina. Il 7 l'abbiamo trovato subito. Yeah! Oh, Haribo, vediamo. Oh no, ho guardato leggermente dietro. Uffa, basta. Amore, anno prossimo tutti scotch. Va bene. Mi sa che le liquirizie però non ci sono. Ma ti pare che non c'è? L'Haribo è famosa per le liquirizie. Che cos'è? Secondo me il 7 oggi, già ce lo siamo spoilerato purtroppo, infatti è lo sneakers piccolino. A causa di una storia, infatti non devo più vedere le storie delle persone che hanno i miei stessi calendari dell'avvento. Ed ora il calendario delle muse via. Cioè, questa è la situazione di quanti ne ho tirati fuori prima di arrivare a trovare il set. È per questo che mi piace questo calendario. Questo potrebbe essere un altro ombretto o qualcosa di simile, insomma, sicuramente make up. Ah, un blush, wow, bellissimo, non vedo l'ora di provarlo. E poi è proprio lo stesso colore di quell'ombretto quasi. Ed ora, yeah, che bello. Sono curiosa, no, vi devo dire una cosa, ci sono rimasta malissimo. Solo oggi mi è caduto l'occhio su questa lucetta rossa, che io pensavo fosse tipo un avviso. Adesso mi sono accorta invece fa parte di tutte le lucette decorative. Se c'è scritto, comprendono figurine e accessori, se trovo una figurina gliela dirò presto, di Rapunzel, Lilo, Anna ed Elsa. Ah, ma allora ecco perché ci sono solo i 3 regni. Infatti sono 3 regni. E quindi bello. Non c'è. Allora che mi mettono a fare tutte le principesse? Quindi c'è. Il cavallo non è di Hercules come mi è stato suggerito, ma di Rapunzel a questo punto. Meno male che la Fabiola del passato ancora non lo sapeva. Era bella, felice e speranzosa e credeva di trovare nel 14. Però scusa, vedo qua i disegni che sono tipo, quello è Aladdin. È vero, questo è Aladdin. Non è detto. Sì, ma vabbè, proviamo, dai. Comunque, ah, è vero, il 7 poi. Non lo so, un tavolino con sopra, una che torta. Dovrebbe essere? Forse una torta. Ah, pancakes, può essere. Pancake, sì. Ora infatti ce n'era un altro, sempre della Disney Animators. C'è quest'altro che è quadrato. Questo è a forma d'albero di Natale, dove ci sono le altre principesse. Comunque è esaurito, quindi. Come è esaurito? Sì. Non lo sapevamo proprio. No, non lo sapevamo. Ma non ci credo, no, mi viene da piangere. Amore, non lo sapevamo però. Guardate.
Queste erano tutte le sorpresine. E questo era l'altro calendario. No, no, io lo devo avere. Devo trovare un modo per averlo. Vi rilascio alla Fabiola del passato che ancora non sapeva questo ed era una persona molto felice. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Io, come sempre, vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con il nuovo video. Ciao!